Carissimi amici di Opera Libera, siamo a Bologna, siamo al Comunale Nouveau e come vedete sono in compagnia di un vero rossiniano doc, Antonino Siragusa. Buonasera, grazie. Siamo in attesa di una recita del Le Contori, lo abbiamo già visto a Pesaro, ma ora lo vogliamo riguardare perché indubbiamente è uno spettacolo che va ascoltato. Antonino, abbiamo detto Rossiniano Doc, sei ospite a Pesaro da tantissimi anni. Oserei dire che sei uno degli artisti che gode il maggior numero di rappresentazioni in casa Rossini. Sì. Come ci si sente essere un po' portatori di questo emblema? È una bella responsabilità, devo dire, effettivamente, però sono anche molto orgoglioso di questo mio piccolo primato. Io non nasco come cantante rossiniano, ma nasco come cantante donizettiano. Il mio debutto risale al 1994, quindi quasi 30 anni fa, con l'Elisir d'amore di Donizetti. Poi, l'anno dopo, dal concorso di Stefano non uscì il tenore per la Cenerentola, e mi chiamarono per partecipare a questa manifestazione. E così da lì è nato il discorso del cantante rossiniano. Ho cominciato a studiare le colorature, anche se devo dire che sono stata una persona estremamente fortunata. Avevo già di base una fortuna di avere già queste colorature che ho soltanto studiato per velocizzarle un po'. E questo mi ha portato poi adesso a quasi 30 anni di carriera, di essere uno fra i cantanti rossiniani, anche italiano, devo dire, perché forse non ce ne sono tantissimi italiani, che porta alta la bandiera del canto rossiniano nel mondo. E quindi questa è una cosa che mi fa veramente tanto tanto piacere, ed è anche un onere e un onore, naturalmente, da. Certo, onere e onore, e in effetti noi ti abbiamo ascoltato in tantissimi ruoli, da quelli più impervi e leggeri come possono essere Idreno, ad altri invece molto più drammatici come nell'Armida. Esatto. Dove ti senti più a tuo agio, nella parte impervia oppure nella resa drammatica? Ma guarda, io ho scoperto Rossini serio e devo dire che l'ho trovato estremamente adatto alla mia vocalità. Io ho fatto, forse il primo Rossini serio che fece a Pesaro era nel 2004 la Elisabetta Regina d'Inghilterra, che fece il Sì. Norfolk. E lì ho cominciato a capire che i ruoli rossiniani seri potevano essere effettivamente adatti alla mia vocalità, e quindi ci ho lavorato un po' fino a fare anche l'Ermione a Pesaro nel 2008 e poi appunto il Rinaldo nell'Armida. Nella vita. E poi mi sono anche passato il mio piccolo piacere, mi sono anche debuttato a Zurigo il mio Guglielmo Tell, devo dire, che effettivamente io finivo di cantare Guglielmo Tell e subito dopo sarei potuto andare a fare un'altra recita, perché lo sentivo veramente perfetto per le mie corde vocali. Quindi questa scoperta del passaggio dal repertorio buffo, tutto quale ho cantato praticamente quasi tutto del repertorio buffo rossiniano, al repertorio serio, è stato un passaggio quasi dovuto per certi versi, che mi ha portato a scoprire anche un tipo di canto rossiniano estremamente quasi prossimo al Reverdi in qualche modo, Sì. perché quest'opera, ad esempio, è quella che Rossini scrisse prima, al contrario, l'opera che scrisse prima del Guglielmo Tell, quindi Certo. la penultima opera scritta. E c'è un piccolo passaggio, secondo me, che va verso il romanticismo, quindi qualcosa che si avvicina al primo Verdi, che fa sì che in qualche modo ci sia un canto, tra virgolette, un po' più legato rispetto a quello che è le farse rossiniane o il Certo. buffo rossiniano. E questo, si deve dire, che si confà molto bene con la mia vocalità. Bene, allora, visto che hai parlato del primo Verdi, Sì. come ti senti in questa vocalità, parlo di quella verdiana, escludendo tutto quello che si può aver detto nel corso, soprattutto del XX secolo, sulla vocalità Sì. verdiana, ma parlando proprio delle riscoperte che si sono fatte oggi, quindi di un Verdi più bel cantista, di un Verdi più incentrato non tanto su un colore quanto su un fraseggio. Sì. Ecco, come ti Ma senti guarda, rispetto a questa cosa? io credo che Verdi sia proprio uno dei compositori che scriveva esattamente sulla parola, e quindi ogni nota era corrispondente perfettamente alla parola comoda per il cantante. È come se fosse studiata in qualche modo, la vocale E messa durante il passaggio più comodo per il tenore, quindi era come se ci fosse uno studio un po' più approfondito, tra virgolette, per quanto riguardava la vocalità del cantante verdiano.
Io ho cominciato un po' a spingermi anche un po' verso questo tipo di repertorio, perché la voce con il tempo ha cominciato a irrobustirsi e a guadagnare un po' anche sulla zona grave centrale. E quindi ho cominciato a fare, sono debuttato Traviata, ho debuttato anche Rigoletto, e devo dire che anche questi sono dei ruoli che secondo me, giustamente come dicevi, come teneva a precisare te, con i cast giusti, con la direzione giusta, possono diventare anche dei ruoli bel cantistici. Poi in Italia si è abituati naturalmente a sentire il ruolo del Duca di Mantova cantato da tenori che sono sicuramente più lirici, a volte anche lirici spinti. È chiaro che se ci si aspetta questo da un tenore come me, divento proprio complicato. Io sto andando adesso verso il tenore lirico, e quindi questo secondo me potrà essere un ulteriore passaggio per avvicinarmi anche a ruoli anche un pochettino più, tra virgolette, più pesanti di quelli che sto attualmente facendo. Benissimo. E invece cosa vogliamo dire agli spettatori che stanno per godersi, insomma, questo bellissimo spettacolo che ci sarà? Ma io dico che Rossini è un grandissimo divertimento, soprattutto per chi viene ad ascoltarlo. Per chi lo fa magari un po' meno, è molto molto complicato, devo dire. Molte persone pensano che cantare Rossini sia semplice, invece vi posso assicurare che dopo 30 anni di esperienza non è semplice per niente, non è facile per niente. È ricco di colorature, è ricco di sfumature, è ricco di acuti, è ricco di movimenti scenici anche, che vengono spesso accoppiati dalla regia a quello che è il canto. E quindi venite a vedere comunque questo spettacolo, perché è uno spettacolo estremamente divertente, dove ci sono tanti travestimenti, tanti momenti esilaranti, e poi sono in compagnia di un cast stupendo, un cast meraviglioso, e quindi venite a vederlo perché merita davvero. Amici di Opera Libera, non mancate. Ciao, a presto. Ciao, grazie.